Mister Maurizio Di Pinto, a termine della gara tra Diaz Visceglie e Futsal Foggia, un 2-2 che forse alla luce di tutto quello che si è visto in campo sta un po' stretto ai nerazzurri, però alla fine dei conti il Futsal Foggia era avanti 2-1 e le due cose forse si compensano. Io credo che oggi abbiamo disputato una buonissima partita, a differenza contro una squadra candidata a vincere questo girone A, la differenza tra noi e loro non si è vista, abbiamo avuto più occasioni sotto porta con un numero uno, con il loro portiere che ha parato l'impossibile, abbiamo avuto all'ultimo secondo il match point per portare a casa i 3 punti, l'abbiamo sbagliato, pazienza, siamo in crescita e continueremo a lavorare con sudore e con lutta per migliorarci ancora. Al di là del tiro libero sbagliato, sicuramente la partita, la prestazione di Leonardo Di Leo è veramente ineccepibile, un sacco di tiri verso la porta di Vinci Guerra e anche degli spunti molto belli per i compagni, a testimonianza che non è l'età alle volte a fare la qualità del giocatore. Indubbiamente, innanzitutto io voglio dire, sottolineare una cosa, che non è l'errore di Leonardo Di Leo che ci ha fatto tra virgolette pareggiare la partita. Si vince tutti insieme, si perde tutti insieme, si sbaglia tutti insieme, si segna tutti insieme. Io è quello che insegno ai miei ragazzi. Leonardo ha fatto una bella partita, come l'ha fatta anche Giacomo, come l'ha fatta anche Gigi, l'ha fatta Cosimo, l'hanno fatto tutti, tenendo conto che purtroppo ho un giro di giocatori abbastanza limitato, in quanto ho dei giocatori ancora infortunati. Anche Antonio Papagni oggi è rientrato, ma con dolore alla spalla non ho potuto utilizzare per tutta la partita. La sconfitta del Nettuno sul campo del Gargano accorcia ancora la classifica, a segno che questo campionato andrà avanti all'insegna dell'equilibrio. Sì, a quanto pare si giocherà questo campionato partita per partita, non esiste una squadra come lo era il Caruso l'anno scorso, ammazza o Andria, perché comunque l'Andria c'è stato dietro, ammazza campionato, ci giocano tutte le partite in casa e fuori casa, la sconfitta del Nettuno è da vincere a Gargano, è un campo difficilissimo. Ci poteva stare, però io credo che, appunto, ripeto, che si giocherà partita per partita questo campionato. Per quanto riguarda il mercato, c'è la riapertura a dicembre, la Diaz tiene d'occhio quello che succede anche nelle categorie superiori. Sì, io ribadisco, questa è la seconda volta che lo dico, l'ho detto già in un'altra intervista, che noi dobbiamo un attimino rafforzarci lì in attacco, però se non ci sarà un'ottima opportunità rimaniamo così come siamo, perché la squadra sta crescendo, i nostri piccolini stanno crescendo e darò spazio anche in futuro a altri giocatori tipo Leo Papagni, il nostro portierino, e Nicola Di Corrado, quindi di conseguenza se ci sarà una buona opportunità la coglieremo, altrimenti rimaniamo così come